Professor Agostino Serra, ordinario di otorinolaringoiatria di Catania e attuale presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, nonché organizzatore di questo congresso nazionale, il 101esimo, che si svolge qui a Catania. Professor Serra, è stata un'inaugurazione ricca di emozione, ha saputo trasmettere proprio il calore della sua terra, insomma, del carattere. Quali sono i contenuti scientifici che vuole trasmettere con la sua identità a questo congresso? Io la ringrazio per le sue parole. Le posso dire che l'organizzazione di un congresso nazionale è sempre un evento molto, molto complesso, perché occorre coniugare da un lato gli interessi scientifici di una molteplicità di colleghi che lavorano nelle condizioni più disparate in tutta Italia e nel mondo, direi, perché anche quest'anno abbiamo avuto l'affluenza di numerosi colleghi che provengono dalle più prestigiose università straniere. Bisogna coniugare anche dei momenti di socializzazione tra questi colleghi, oltre che dei contenuti, come accennava lei, dei contenuti scientifici altamente significativi. Il programma scientifico quest'anno è particolarmente numeroso, 108 pagine, che spaziano dai temi più disparati, dall'audiologia alla vestibologia, dalla foniatria alla cancerologia otorinolaringoiatrica. Pertanto sono molto, molto contento che i colleghi che sono qui intervenuti numerosi, perché lei avrà visto che c'era un teatro Massimo Bellini completamente pieno in tutti gli ordini di palco, in tutta la platea, tutti i colleghi sono sicuri che sapranno coniugare sia i momenti scientifici che anche i momenti di relazioni sociali di sviluppo. E questo è per me grande soddisfazione, per me e per tutta la Sicilia. Per cosa vorrebbe che fosse ricordato questo 101esimo congresso? Questo 101esimo congresso vorrei che fosse ricordato innanzitutto per la memoria del mio maestro, il professor Catalano, e poi a cui direi mi legavano rapporti di non tanto di colleganza ma quasi di filiale parentela, se mi è consentito. Ma vorrei che fosse anche ricordato per i contenuti scientifici che questo congresso ha fornito, con l'apporto di numerose delegazioni straniere. Abbiamo 50-60 francesi, una quarantina di spagnoli, portoghesi, egiziani, gente che viene dalle più disparate parti del mondo. A suo parere l'otorinolaringoiatria e in particolare la disciplina italiana, quali sfide dovrà affrontare nel futuro? Guardi, le sfide che dovrà affrontare la otorinolaringoiatria sono comuni a tutte le sfide che deve affrontare tutta la medicina in genere, in un ridimensionamento che tiene conto non solo dei ridotti apporti finanziari, ma anche nella carenza di personale umano. Molti sono coloro che si avvicinano alla professione medica, non so quanti di questi possono in futuro trovare sbocchi. È bene che i nostri governanti possano fare attenzione e mettere pensiero a queste parole che io vivo. Guardi, le dice uno che vive questi problemi della medicina e dell'otorinolaringoiatria in particolare ormai da più di 40 anni. Grazie professore, buon congresso e buona festa. Grazie.